però dice che ha scoperto un metodo per dimagrire di 2000 anni fa mangiando pane. Dai, spara, vogliamo saperlo. No, ma come stare a pane e acqua? Ciao amici, a chi piace il pane? Io lo adoro fin da bambina. Il pane è una delle colonne della cucina italiana, della dieta mediterranea. Comunque, ogni paese ha le sue ricette tipiche interessanti. Pensate, la lievitazione del pane è stata il motore dello sviluppo di alcune antiche civiltà importantissime come gli antichi romani, gli antichi egizi. Secondo la Coldiretti, in Italia negli ultimi 5 anni i consumi sono scesi del 40%. Forse perché vogliamo tutti dimagrire? Sicuramente conta l'attenzione alla linea, la voglia di non sprecare, ma c'è di più. Il problema è il pane industriale. Molte persone non tollerano più le farine raffinate e il lievito industriale con cui si fa il pane oggi. E non solo il pane confezionato, anche quello fresco nei panifici. Questo perché la farina bianca dentro l'intestino diventa una colla e i lieviti sono responsabili della pancia gonfia e di tanti problemi intestinali. Ma infatti io non mangio più pane. E come ti senti? Oh, che triste, mi piaceva così tanto. Non essere triste, diventa trendy e sana anche tu. Ma fai anche tu il pane in casa, il pane proteico della Foodspring, lo sponsor del video di oggi, che offre come sempre il 15% di sconto a tutti i miei followers e poi vi dirò come. Se vi piace l'idea di un pane leggero, proteico, nutriente, amico della linea e dell'intestino, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Sì, mi piace, ma tutto il pane è vegano, no? In realtà no, in moltissimo pane mettono lo strutto, che è un ingrediente animale. Basta leggere la tabella degli ingredienti. Ma la cosa più importante è che questo pane è proteico, è fatto con le proteine vegane provenienti dai semi di zucca, ma più sano di così. Per questo è indicato anche agli amici maschietti che vogliono proteggere la prostata mangiando bene. Per vedere i video su tanti altri cibi da mangiare ogni giorno, per mantenersi sani è facile, basta iscriversi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto, così non perdete neanche un video. Gli altri ingredienti sani del pane proteico vegano della Foodspring sono questi: semi di zucca, semi di lino, buccia di semi di psilio, farina di mandorle, semi di girasole, sesamo, farina di grano saraceno, un po' di lievito veg e un pizzico di sale. Ovviamente tutto bio e di ottima qualità. Quando ho letto gli ingredienti sono rimasta stupita, è proprio come il pane che mi vorrei fare io. Sano, proteico, ricco di omega 3, senza glutine, vegano e amico dell'intestino grazie ai semi di psilio. E poi, soprattutto per me farlo, è facilissimo. Ma io non ce l'ho la macchina del pane. Infatti, il pane proteico vegano della Foodspring si fa nel forno di casa. Basta mescolare bene il contenuto della busta con 230 ml di acqua. Più facile di così. Fare una bella pagnotta, lasciare riposare tranquilla per 30 minuti e poi infornare tutto nel forno a 175 gradi per 50 minuti. Quindi devo fare la busta intera? Con la busta si fanno circa 350 grammi di pane. Si può fare un'unica pagnottella o diversi panini. Il pane proteico Foodspring si conserva bene per 2 giorni, così avete il tempo di gustarlo con calma e ce n'è abbastanza per voi, per il vostro partner, i vostri figli. Per i ragazzi in crescita poi va benissimo perché gli ingredienti sono sicuri, sono biologici e non ci sono additivi chimici di nessun tipo. Ecco i miei panini. Adesso qualcuno lo taglio a fette e poi le metto nel freezer, che si conservano più a lungo. Gli altri invece me li mangio subito con le ricette dei panini della salute che ho fatto vedere in questo video. Andate a vedere. Tutto gusto e salute! Ordinare il pane dal sito della Foodspring è facile come sempre e per avere lo sconto basta andare sui link in descrizione e inserire il codice sconto Vignali minuscolo YT maiuscolo. Comunque tutte le istruzioni qui sotto. Mi piace! Anche a me, buonissimo.
Condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social e usate il pane proteico vegano della Foodspring anche al lavoro, in pausa pranzo, all'università, in palestra, dopo lo sport, ci sono mille occasioni. Così contagerete anche gli altri con questa ottima abitudine. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! No. Premium, super, superb, excellent.